ma forse non è il caso di parlare. No, chi sa pure. Chissà che non sa essere unito per scoprire l'origine del disagio della sua capacità. E abbiamo avuto una piccola vita. Ma parla la macchina. Sai, io seguo una macchina americana. Che bellissimo. Una cosa eccezionale. Un'ultima cosa. Sì. Scusi, Sam, ma devo rivolgerle una domanda di carattere intimo. Oh. La sua signora? Sì. Quando? Signor avvocato? Ah, sì. Che c'è? Volevo dirle che mi pare che la signora sì? Non sia più fuori. Che? Ecco, io stavo in sala da pranzo. Sì. A un certo punto è entrata la signora e mi ha chiesto: ma con chi sta parlando mio marito? Oh, ha riconosciuto la mia voce! Cosa le dicevo? Sono fenomeni che si risolvono così, da un momento all'altro. Ah, tu... Finalmente sei tornato! Ma cosa si fa tutto il giorno? Neanche a colazione? Il telefono per avvertirmi. È successo qualche cosa? No, no! Ma che hai? Perché mi guardi così? È strano oggi. Avrei bisogno di una busta. Venire a mente. Busta. No, ecco, questa va bene. Ah, Paolo, ti saluta Clara. Vuoi mettere un saluto alla zia? Ma, no, non importa. Ah, che sciocca, ha lasciato in camera le cartoline. Quello è un amico. È vero che siamo amici. Stavo appunto dicendo a mia moglie che siamo amici da tanto tempo. I vecchi compagni. Ah, ma un piacere. Però penso che quello è matto. Matto. Figurati che venga di fuori. È venuto qui dichiarando di essere il mio marito. Ma 3 volte è tornato benché lo facessi cacciare via da Francesco. Cominciavo ad aver paura davvero. No. Ah, l'ha detto così per fare uno scherzo. È vero che era uno scherzo quando hai detto di essere suo marito. Sì, sì, era uno scherzo. A lui un burrone, gli piace sempre scherzare. Ah, era uno scherzo. Delle trovate così originali. Spiritosa, non c'è che dire. E l'ha inventato lui questo scherzo? Sì, sì, poi alla fine si spiega tutto. Allora chissà le risate. Eh già. Immagino. Sai che è proprio un bel cretino questo tuo. Oh no, è un poveraccio, no? Resti comodo, forse ti ho disturbato. No, si parlava del più e del meno. Piccolo mio, non ci siamo mai visti. Non ci siamo mai visti.
dicevo sempre, devo andare a conoscere il marito di Luisa, proprio come ti avevo immaginato. Sì, devo proprio darti un bacio. E anche la piccola Evelina non la conosci? No. Evelina, questo è Paolo, il marito di Luisa. Molto felice. Fortunatissimo. La mia Evelina è un po' timida. Sono tutti così freddi qua al nord. Evelina ha proprio bisogno di un po' di sano calore mediterraneo. Ma su, caro, non fare complimenti. Abbracciala. Io non faccio complimenti, Ma accomodiamoci. La mia Luisa, ma come sono contenta di essere qua. E che bella casa ci avete, com'è tutto bello qui in Italia. Visi fieri, occhi magnifici. L'ho sempre detto che bisogna venire qui in Italia per incontrare dei bei giovanotti. Ma io, cugina dalla scorta, possibile che non mi facesse niente? Sì, la conosco solo, è sposato un ser inglese, Sir Lawrence, si interessa di soggetti cinematografici, romanzi, questa è quella per dire. Ma chi è quel signor Enrico? Beh, veramente! Evelina, signor Alberto! Arriviamo! Vedrai Alberto, sarà una serata piena di sorprese. Sei contento? Ho suonato tutto il tuo repertorio. Grazie. Lui va in visibilio per queste canzonette. Ha ragione, incantevoli. Evelina, fatti dare il titolo che dobbiamo comprare i dischi. Ma sapete che avete proprio una bella casa, questo salotto, questa casa. Se fossi in voi, farei aprire su quella parete un ampio camino. Oh, bello, lo mettiamo? È sempre stato il mio sogno, un bel camino, per guardare l'inverno il fuoco crepitante mentre fuori infuria la tempesta. Non se ne vedono mica tante, Bini. Tempeste qui a Roma. Ottima idea! Si fa in un momento, si butta giù quel muro. Ma guarda un po' che novità, con i termosifoni che vanno così tanto bene. Anzi, se fossi in voi, farei unire questo salotto con la sala da pranzo e fare un ampio salone. Si abbattisce giù quel muro. Ma guarda, si abbattisce giù quel muro, quell'altro. Oh, guarda! Magnifico! La luna! Che spettacolo! E non ce l'avete la luna in Scozia? Penso di sì. Non si vede mai con tutta quella nebbia. Stupendo! Peccato che sia nascosta dagli alberi. Oh, mami, come mi piacerebbe vedere la luna. C'è un terrazzo, un balcone in questa casa? No. Che peccato. Oh, beh, ma per la nostra prossima vista ci attrezzeremo. Si può scendere in giardino, però lì la vista è stupenda. Hai sentito, Adelina, il giardino? In the garden. Molto romantico. Ma non so, non da sola. Signor Spinelli, perché non accompagni Evelina a vedere la luna? Forse sarebbe utile. Io? Ci sono anche signor Spinelli qui presenti? A secondi. Va bene, a secondo. A secondo il desiderio della signorina Evelina di vedere la luna. Vedi qua. Grazie, conosco la strada. Serviva a rimanere in giardino. Già, a che serviva? Niente luna stasera, il cielo si era nuvolato. Ma si può sempre rivedere domani sera, no? Sì, ma... E io chiacchiero tanto
e non penso che domani mattina dobbiamo alzarci presto. Che ore sono? Mezzanotte meno un quarto. Oh, come tardi! Domani mattina dobbiamo andare a visitare la via Appia Antica. Signor Spinelli, è una buona idea domattina andare a vedere la via Appia Antica. Sì, sì, ottima, ottima. Mi dispiace, Clotilde, ma non potrò accompagnarti. Oh, per carità, cara. Va bene, non ci rimane che andare a dormire, è molto tardi. Buonanotte, Clotilde. Buonanotte. Buonanotte. Che sorride, signora? Niente, un'idea buffa. Che idea? Non gliela posso dire. Non sarebbe divertente per lei? Ma insomma, si può sapere che cosa vi ho fatto di male, eh? Proprio antipatico. Vedi in lei una certa ritenzione. Sembra quasi che mi guarda con sospetto. Ebbene, se proprio devo essere sincera. Ah, allora antipatico? Perfettamente antipatico? Sì. E la ragione? Mi è venuta così. Oh. Fin dal primo momento che l'ho vista. Ancora fuggono, come due che si innamorano. Benissimo! Però restiamo amici lo stesso, vero? Amicissimi! Anzi, sa cosa voglio fare? Sì. Voglio cercare le moglie! Ma non si disturbi, prego, non si disturbi! Lei avrebbe bisogno di una bella mogliettina energica che la faccia filare dritto! Ho l'impressione che lei sia uno di quegli uomini che hanno bisogno del guinzaglio! Ah, se fosse mio marito! Bene? Se fosse suo marito? Che cosa farebbe se io fossi suo marito? Che cosa farei? Non gliela posso dire. E adesso vado più a dormire. La lascio con mio marito. E qui accadono cose strane. Molto strane. Ma d'altro. No, prego. Vai pure, Alelio. Sì, signore. Adele, sì? Scusami, portami una camomilla, magari mi aiuta a prendere sonno. Sì, signore. Grazie. Camera mia! Ho aperto gli occhi e me lo sono visto lì, vicino al letto! Ah! Ecco lì! Il mascalzone bravuto! Ma sai, è lui un burlone. Burlone? Cosa dici? Un uomo entra in camera mia e tu, tranquillo, sorridente! Io non sorrido affatto, anzi sono arrabbiatissimo. Come ti permetti? Come ti permetti? Queste sono cose che non si fanno! Salomia! Fatemi! Che non metta più piede in questa casa! Fuori! Ha ragione! Fuori! Fuori! Silenzio! Vergognati! Che mi è saltato in mente? Fuori! Fuori da questa casa! Via! Come devi fare? È pieno te, quanto è pieno te? Ah, sì? Gli ho anche tirato quattro te. Ucciderlo, dovevi ucciderlo! Non si può dire esagerare, no? Cosa? Sì, intanto bisogna vedere perché è entrato in camera tua. Magari cercava la borsa, il cappello. Non è pratico della casa, è al buio. Mi ha afferrata per un braccio, acceso la luce e mi ha gridato Luisa! Guardava con un sorriso ebete mormorando sono io, sono io! Allora sono scappata e ti ho chiamato. E tu, anziché fare una tragedia, è un burlone, ha sbagliato camera, è stato uno scherzo! È meglio che tu andassi a dormire. Paolo, ti ricordi quella volta a Viareggio? Io mi ricordo tutto come se fossi ieri. Chiudi gli occhi. Ma perché? Chiudi gli occhi, ti dico. Ora siamo a Viareggio. Lo senti? Il rumore del mare. E a me sembra la cugina Clotilde che russa. Siamo a Viareggio come quella sera, ma non è carino essere a Viareggio. Sì, è carino. Ti ricordi? C'era la luna. Prima siamo andati a vedere le onde dalla finestra. Andiamo a vedere le onde. Di là non si vedono.
C'è la pineta. Di là? Sì, di là. Paolo! Ha chiamato? Mi pare. Ma chi ha chiamato? Me o lei? Ha chiamato Paolo. Vabbè, che significa? Penso che non sia più tanto un bene a secondarla. Paolo! Ho sentito, ma che cosa si può fare? Ma lei lo chiede a me, è lei il professore, no? Ma il caso è nuovo, la scienza non ha elementi. Ah, non ha elementi. Sa cosa le dico? Cosa vuole andare lei? Per farsi cacciare via un'altra volta? Ma no, al buio magari non mi riconosce. Ah sì, ma vabbè, io che figura ci faccio? Gli amici che entrano in camera di mia moglie. Ma è mica tua moglie! Ma è più sempre una cosa che mi secca! Paolo! Ma senti, sa cosa vuoi dire? Lei non vuole ascoltare il parere della scienza, lei vuole fare quello che le va. E va bene, vada! Sua moglie la riconoscerà, sì. La farà cacciare via. Sì. E io sarò costretto a prenderla a sberle un'altra volta. E saremo da capo! Va bene, professore, saremo da capo! Come va? Avete fatto una bella passeggiata? Non me ne parlare, un incanto. La via Appia, gli Scipioni, Cecilia Metella, Quo Vadis Domine. Tieni, mio caro. Oh, grazie! Non sono per te, sono per la signora e suo marito. Mettimi in un vaso, no? A lei ha pensato la mia piccola regina. Oh, l'edera, simbolo della fedeltà. Sì, dove l'attacco muoio. Grazie. Noi andiamo in centro, Luisa ci accompagna a fare delle commissioni, non siamo pratiche. Se vuoi accompagnarci. Ma veramente devo parlare di un affare con lui, non... Sarà per un'altra volta. Grazie. Non ci rimanete a andare e tu non lavorare troppo, piccolo mio. Sì, che ritorni domani. Ma non ho, forse no, sarebbe meglio. Fai così. Questa busta. Ci sono 3 mesi di stipendio e dire che devo partire, che non è il caso che si faccia vedere fare i miei saluti. Sì, signor avvocato? Sì. Ma è la dattilografa? Lui era la dattilografa, ma adesso... Sì. Poi la Puglieri dettava la lettera quando sua moglie ha dato i primi segni di squilibrio. Sì, sì, ma la licenzio perché rendeva poco. Lei, scusi professore, è sicuro che questo esperimento possa riuscire? Ci sta tentando di penetrare i misteriosi meandri della scienza psicopatica. Sicurezza e nessuna. Speranze molte. Ah, ecco, vede. Professore, siamo solo con le speranze. Ma no, guardi. Poche speranze. No, ma lasciamo perdere. Sì, lasciamo perdere. Buongiorno, signor avvocato. Buongiorno. Grazie per la busta. Oh, siccome mi devo privare della sua professionalità, ma comunque le farò avere delle referenze. Oh, non ce n'è bisogno, avvocato, grazie. Ho già trovato un altro posto. Ah, sì? Sì, dall'avvocato Santini. Sa, prevedevo che sarei stata licenziata. Allora, avvocato, se vuole spiegare alla signorina... No, professore, spieghi pure lei, tranquillo, io le spiego. Si prepari come per lavorare. Lo stesso vestito che indossava io. Credo che sì. Sì, è lo stesso. Le piace? Sì. Signorina, noi abbiamo bisogno della sua collaborazione per un esperimento della massima importanza. Ma che cos'è? Spiritismo! Poi note che avere queste cose fanno paura, eh? No, per niente del genere, signorina. Peccato. Eccolo così. Al
Lizievi si stancava e l'abbiamo fatta sedere sulla scrivania. Non c'è niente di male. Devo dettare? Detti. Dall'istanza interrogatoria. Scusi, avvocato, ma lei non era mica seduto, era qui in piedi vicino a me. Non me lo ricordavo più perché ero vicino alla segretaria. Non c'è forza da credere, lei ieri stava abbracciando la signorina. Un apprezzino così, da poco conto. Ma proprio in quel momento è entrata la sua signora. Ecco il momento. Ma perché non me l'ha detto subito? Ma pensavo che fosse una cosa di poca importanza. Ah, è di poca importanza, ma questo è il dramma psichico che ha generato le pistasi. Ah, ma che male c'è, per un abbraccino. Lei stia zitta che... Devo vedere lei, eh? Cercavo il bambolino di mamma. Grazie. Ha visto, professore? Esperimento. Sì, bella scusa. Il braccio andava qui intorno alla vita. Sì. Più stretto e poi mi baci qui dietro l'orecchio. Senza. Ah, ma lo sa che lei è simpatica. Tu! Ecco, signora, ti spiegherò. Ma cosa vuoi spiegare, miserabile? Tradirla qui nella sua casa. E chi è costei? Ah, Luisetta Bandinelli, stenodattilografa. Via! Cuore a doverti dare un simile dolore. Tuo marito non è degno di te. L'ho trovato poco fa mentre baciava la dattilografa. Che? Sì, tuo marito. Coraggio, piccola mia, coraggio. Mio marito? Sì, tuo marito, l'ho visto con i miei occhi. Ma... Le ho detto. Brava! Ebbene sì. Ho baciato la dattilografa. Professore? Senta, io non ne posso più. Sì, sta diventando un pasticcio tale, io non ci capisco più niente. Ma come? Perché vede, io non sono mai stata pazza. Ma ora le cose si complicano in un modo. Ma lei non è matta? No. Avevo incominciato così per mettere paura a Paolo. Meritavo la lezione. Ma poi è arrivato lei. E il gioco mi ha toccato. E beh, è una strana sensazione essere sposati con una persona che non si conosce. A chi lo dice? Ma ora non so più come uscire. Bisogna che lei mi aiuti, perché con tutti questi pasticci ho paura di diventare pazza sul serio. Ecco, guarita. Paolo! Luisa! Cos'è successo? Oh, niente. Sei qui col tuo Paolo? Sento così stordito. Oh, è piatto. Paolo mio. Oh, vieni. Chi è quel signore? Confusione nella mente. Niente, non ti preoccupare. Andiamo a prendere un po' d'aria in giardino. Un po' d'aria. Andiamo. Grazie per i suoi. Professore, confessare i suoi peccati. Sua madre pensa che tutto sia dovuto a un grave scompenso emotivo. Professore?